Siamo nella fase finale di questo primo numero di Falso 9, i nostri ospiti. Vi siete divertiti finora? Insomma, ci sono delle cose, potete anche dire di no, poi vi segno e non venite più. Ma secondo me si sono divertiti, ma attenzione perché è il momento del mistero. Falso 9, che è una signora trasmissione, non potrebbe non avere un mentalista. E qui mi faccio serio, qui c'è il mistero, vi piace il mistero, amici? E il nostro mentalista è un personaggio straordinario e lo invito ad entrare nella parte cruciale del nostro studio. Buonasera, buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti. Al professore. Professore, a lei il microfono e la scena nell'ultima parte della trasmissione. Grazie mille. Saluto i nostri ospiti e vorrei subito entrare nel vivo di questo piccolo esperimento. È un esperimento che riguarda il futuro, dirò solo questo. I miei strumenti saranno degli oggetti che ho preso reperito qui nello studio prima che iniziasse la trasmissione e delle menti. Silvio, mi puoi aiutare un attimo? Manco. Rimanendo lì dove sei e poi magari il coach mi potrebbe dare una mano? No, puoi rimanere lì. Semplicemente io vi farò notare questi oggetti. Io, coach, per favore, prenda gli oggetti e li disponga in una linea come vuole. Compia una prima scelta. Cioè, in che ordine disporre questi oggetti? Silvio, io vorrei che tu li osservassi tutti uno per uno, semplicemente pensandoli e compiessi... Io vorrei che tu facessi una scelta, mentalmente, che tu scegliessi uno di questi oggetti. D'accordo. Semplicemente. Hai già fatto? Sì. Benissimo. Ora, hai scelto un oggetto. Perché, visto comunque... l'argomento, pensa anche a un giocatore a tua scelta, sempre, non lo dire, sempre mentalmente, ce l'hai? Del Pescara. Perfetto, okay? Stai pensando a un oggetto e un giocatore. Esatto. Benissimo, abbiamo quel che volevamo. Adesso ti giri per favore, così c'è poi l'effetto sorpresa, non guardare ciò che sta accadendo. Coach, la posso chiamare coach? Certo. Benissimo, mi piace questa parola molto. Allora, ha messo in fila 7 oggetti, la prima scelta è stata compiuta. Vuol cambiare l'ordine? No. No? Dicono tutti di no, vabbè, ok. Perfetto, adesso li dobbiamo numerare. Li numeriamo dall'1 al 7, sono 7 oggetti. Li vuol numerare partendo da questo o partendo da lì? Da qui. Da qui. Quindi abbiamo una penna, un telecomando, una tazza, un microfono, un metro... un nastro adesivo e una cucitrice, diciamo, spillatrice, cucitrice. Bene, adesso io vorrei che lei pensasse alla parola pari o alla parola dispari. Semplicemente la pensasse. E poi quando io le dico di dirmi quella parola, lei la dirà improvvisamente, va bene? Okay? Ce l'ha nella mente, perfetto. 1, 2, 3, dica la parola. Pari. Bene. Spinga fuori da questa riga tutti i dispari. La scelta è stata pari, giusto? Perfetto. Li può spingere un po' più avanti? Benissimo. Ovviamente la scelta è stata libera ed è stata la seconda scelta che ha fatto. Bene, adesso io le chiederei una cosa un po' particolare. Potrebbe mostrarci il suo dito magico? Grazie di averci mostrato quel dito. Gentilissimo. Ok. No, lo tenga su, con quel dito tocchi un oggetto, quel che vuole. Vuol cambiare idea? Le do una seconda possibilità, vuol cambiare idea? No, perfetto. Lo prende pure in mano? Ok, è stata compiuta un'altra scelta. Abbiamo fatto diverse scelte, io non l'ho influenzata mai in questo, giusto? Ok, non l'ho mai suggerito, in qualche modo neanche inconsciamente, ma... se fosse inconscio come lo saprebbe, ok? È stato scelto questo oggetto di cui adesso noi non ancora diciamo la natura. Bene, lo mostri bene alla telecamera, perfetto. Silvio, tu stavi pensando ad un oggetto prima, giusto? Certo. Anche adesso ci sta pensando, stai pensando? Sì. Perfetto, ad alta voce, mentre il coach lo mostra alla telecamera, puoi dire ad alta voce che oggetto è quello che tu stai pensando? Telecomando. Signori, abbiamo avuto un'incredibile coincidenza. Grazie.
Ma c'è un'altra, io ti avevo chiesto di pensare anche a un'altra cosa, ce la dirai tra un secondo. Il telecomando, in realtà, mi ha permesso di fare una piccola incursione nel futuro. Ora, ovviamente voi non eravate d'accordo su questa cosa, ok? Né noi mai ci eravamo detti niente. Lei addirittura non sapeva che cosa avremmo fatto, eppure ha scelto tra 7 oggetti il telecomando. Ebbene, io ero riuscito, prendendo questi oggetti, a sentirne in qualche modo le vibrazioni e, tralasciando tutti gli altri, avevo fatto in modo di contrassegnarne uno, perché se gira quel telecomando e lo mostra la telecamera, c'è una X sopra ed è l'oggetto che avevo pensato sarebbe stato scelto, la X. Ma, aggiungerò questa cosa, potrebbe togliere il nastro adesivo e aprire lo sportello del telecomando dove ci sono le batterie, c'è qualcosa all'interno. Suspense. Ok. Che cosa c'è? Che natura è? Se prima di aprirlo, che natura è? Che cos'è? Un? Ok. Qual era il giocatore a cui tu stavi pensando, Silvio? Capone. Possiamo mostrare? Capone. Bene. Io a questo punto vi ringrazio e mi auguro anche che questa potete cosa... Potete applaudire il nostro mentalista. Grazie. Che questa cosa... Mi auguro anche che questa cosa legata comunque alla magia e al nome di Capone possa portargli anche fortuna in quel di Cremona quando sarà. Eh già, la prossima magari che non sia un'altra remontata.